Salute e benessere è un obiettivo che abbiamo posto nel nostro piano strategico e lo abbiamo voluto articolare nelle diverse forme per raggiungere il benessere. La nostra città, credo che sia un dato importante da segnalare, ha oltre il 22% della popolazione sopra i 65 anni, per cui vogliamo anche dare uno sguardo al nostro futuro. Invecchiare è bello, ma se invecchi in maniera sana sicuramente è bello, se ci arrivi un po' meno in salute qualche problemino lo abbiamo, e allora di conseguenza uniamo l'utile anche al benessere delle persone. L'utile per noi è stare attenti a non avere troppe strutture per curare anziani che non hanno condotto una vita magari salva. Direi che Bolzano ha le carte in regola proprio per questo turismo dolce, come spesso viene definito anche. L'ospite e non solo il cittadino cerca la sobrietà, la tranquillità, la dolcezza del muoversi, la dolcezza dei luoghi, per scoprirli con calma e con tranquillità. E credo che Bolzano, che è al centro di un ambiente sicuramente è molto attento alla qualità della vita, credo che abbia le carte in regola per potersi presentare nel miglior modo possibile. Questo peraltro è un messaggio che ci hanno dato i cittadini, nel senso che nel nostro piano strategico, dove c'è stata proprio l'ascolto dei cittadini, questa è stata una caratteristica che ci è stata evidenziata. Noi l'abbiamo raccolta molto volentieri e riteniamo proprio che rallentare, quindi avere degli stili di vita più vicini alla natura, più vicini agli esseri umani e forse un po' meno a quello che lo stress della vita ci impone, sicuramente migliora la qualità della vita delle persone, ma migliora la qualità dell'ambiente e migliora anche, credo, il proprio essere. In pratica inseriamo, diciamo dai punti nodali della città, una serie di cartografie che ti indicano da dove sei tu, in 5 minuti che cosa raggiungi, in 10 minuti che cosa raggiungi, evidenziando quelli che sono i servizi pubblici o comunque i luoghi di maggiore interesse per la popolazione, per cui facciamo questo invito proprio a muoversi camminando, anche perché la nostra città ha dimensioni che consentono di raggiungere i servizi in breve tempo. Noi a Bolzano ultimamente abbiamo puntato molto sulla mobilità ciclistica, abbiamo fatto tantissimo per quel settore lì, però abbiamo visto anche che nel nostro modal split che abbiamo una percentuale di 30% di persone che vanno anche a piedi a Bolzano. Io parlo dei cittadini di Bolzano ovviamente, no? Perché quello interessa di più. E abbiamo visto il camminare, però alla fine noi lo usiamo molto nel lavoro con i bambini, con la polizia municipale per esempio, che noi lì abbiamo istituito il servizio dei nonni vigili che possono per esempio anche accompagnare gruppi di ragazzi, gruppi di bambini a scuola per esempio, li colgono a un certo punto e li portano per esempio a scuola. Sicuramente invecchiare camminando è bello anche perché comunque crea relazioni tra le persone, no? Quando sono su una passeggiata, quando giro per strada, incontro persone, conosco e di conseguenza vivo meno da solo, che questo è un rischio legato all'anzianità delle persone.